regista, autore, giornalista, studioso di sociologia, lo svizzero Milo Rau è oggi una star riconosciuta del teatro contemporaneo che nei suoi spettacoli documento porta in scena interi segmenti di vita vissuta e attori non professionisti chiamati in genere a rappresentare se stessi. In Hate Radio, in programma sabato 1 dicembre e domenica 2 al Teatro La Cucina, nell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, suggerisce delle inquietanti riflessioni sui rapporti tra media e potere, ricostruendo una trasmissione della famigerata RTLM, una radio del Ruanda che nel 1994 ebbe un ruolo decisivo nel promuovere e sostenere il sanguinoso massacro della popolazione di etnia Tutsi. Fra gli interpreti ci sono anche alcuni veri sopravvissuti di quel genocidio. Sempre sabato 1 dicembre e domenica 2 arriva al Teatro Franco Parenti di Milano Benvenuto Umano, la nuova creazione del collettivo cinetico, formidabile gruppo fondato e guidato dalla danzatrice e coreografa Francesca Pennini, che da anni e in vario modo gioca ingegnosamente con gli strumenti del teatro e della danza. In questo spettacolo, fra l'altro, la Pennini lavora sui sensi degli interpreti e degli spettatori, esibendosi lei stessa dall'inizio alla fine con gli occhi bendati, privandosi della facoltà della vista, mentre gli altri performer intorno a lei seguono i suoi movimenti attraverso dei visori nei quali sono incastrati degli schermi di smartphone. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte è il titolo di un romanzo bestseller dello scrittore inglese Mark Haddon, al centro del quale c'è un ragazzino affetto dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo, che grande ammiratore di Sherlock Holmes, indagando sulla morte misteriosa del cane di una vicina di casa, si trova a dover fare chiarezza su una tragedia ben più grande, sull'oscura fine di sua madre. Ferdinando Bruni e Elio De Capitani lo mettono in scena da mercoledì 5 all'Elfo Puccini di Milano nella pluripremiata riduzione teatrale di Simon Stephens, l'autore di Harper Reagan, un altro testo già allestito un paio d'anni fa da De Capitani. Altre informazioni più ampie le trovate, se volete, nella versione scritta dei consigli. Cercate di non perdervi nulla. Buon teatro a tutti.